Primo giorno. Eccoci a Malé. Benvenuti alle Maldive. Iniziamo la nostra avventura a Malé, la vibrante capitale di questo arcipelago da sogno. Immergetevi nella storia visitando la Moschea del Venerdì, un gioiello architettonico tra i più antichi del paese. Al Museo Nazionale, invece, potrete ripercorrere la ricca storia delle Maldive. Infine, concedetevi una piacevole passeggiata sul lungomare e concludete la giornata con una cena a base di specialità locali in uno dei tanti ristoranti caratteristici per un'esperienza di gusto autentica. Secondo giorno, alla scoperta di Ulumalé. Oggi ci spostiamo a Ulumalé, un'isola artificiale a un passo da Malé. Qui potrete rilassarvi sulla spiaggia di sabbia bianca e tuffarvi nelle acque turchesi, un vero invito a godersi il mare. Se siete appassionati di snorkeling, non perdete l'occasione di ammirare la vivace vita marina. E per concludere la giornata in bellezza, una passeggiata al parco centrale di Ulumalé, con un buon gelato, ammirando il tramonto mozzafiato. Terzo giorno. L'atollo di Ari Nord ci attende. Partiamo alla volta dell'atollo di Ari Nord, famoso in tutto il mondo per i suoi resort di lusso e la sua natura incontaminata. Concedetevi una giornata di puro relax in uno di questi paradisi terrestri, viziandovi con trattamenti spa e servizi esclusivi. Gli amanti del mare potranno esplorare i fondali mozzafiato con snorkeling o immersioni, ammirando da vicino la barriera corallina e, con un pizzico di fortuna, nuotare fianco a fianco con mante e squali balena. Quarto giorno, rotta verso l'atollo di Baa. Preparatevi a vivere un'esperienza indimenticabile nell'atollo di Baa, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Partecipate a un'escursione in barca per avvistare i delfini che popolano queste acque cristalline. Imperdibile una visita a Hanifaru Bay, un vero e proprio santuario per le mante, dove potrete assistere a spettacoli unici al mondo. E per concludere la giornata in bellezza, concedetevi un romantico picnic al tramonto su una spiaggia deserta. Quinto giorno. Esploriamo l'atollo di Malé Sud. La nostra avventura prosegue nell'atollo di Malé Sud, celebre per le sue lagune turchesi e le spiagge di sabbia bianca che sembrano uscite da un sogno. Qui potrete cimentarvi con sport acquatici come il kayak o il paddleboarding, immersi in un'atmosfera di pace e tranquillità. Non perdete l'occasione di visitare un villaggio locale per immergervi nella cultura e nelle tradizioni maldiviane, un'esperienza autentica e arricchente. Infine, concedetevi una cena barbecue sulla spiaggia sotto un cielo stellato, un ricordo indelebile del vostro viaggio. Sesto giorno, l'atollo di Laviani, un paradiso per gli amanti del mare. Proseguiamo il nostro viaggio verso l'atollo di Laviani, un vero e proprio paradiso per gli appassionati di snorkeling e immersioni. Qui troverete alcuni dei siti di immersione più famosi al mondo, come Fushivaru Tila e Kuredu Express, dove potrete ammirare una varietà incredibile di specie marine. Rilassatevi in un resort di lusso e concludete la giornata con una crociera al tramonto, durante la quale potrete avvistare delfini e tartarughe marine. Settimo giorno. L'atollo di Ra. Il gran finale. Il nostro viaggio volge al termine nell'incantevole atollo di Ra. Concedetevi un'ultima giornata di puro relax in un resort esclusivo, coccolandovi con trattamenti spa e delizie culinarie. Partecipate a un'escursione in barca alla scoperta di isole deserte e godetevi un ultimo bagno tra i coloratissimi giardini di corallo. Al tramonto, fate ritorno al resort per una romantica cena sulla spiaggia, un'esperienza da sogno per concludere in bellezza la vostra avventura maldiviana. Ed eccoci giunti alla fine del nostro viaggio. Grazie per aver esplorato le Maldive con noi. Speriamo che questo itinerario di 7 giorni vi abbia regalato un assaggio di questo paradiso terrestre. Arrivederci alla prossima avventura.